Ciao a tutti da Katia e bentornati, rieccomi con un nuovo tutorial. Allora, io ho realizzato per voi questo vestitino. Questo vestitino l'ho realizzato con il filato della Miss Tricot 8. Per lavorare questo vestito ho utilizzato 350 grammi di questo filato. Allora, il Tricot 8 è un 100% cotone gassato mercerizzato, va lavorato con l'uncinetto dell'1,5-2. Ogni gomitolo si presenta da 50 grammi ed è 340 metri. Ora, io per realizzare il mio vestito l'ho lavorato con il doppio filo, nel senso che ho unito due gomitoli bianchi e due gomitoli neri e l'ho lavorato con l'uncinetto del 3,5 e del numero 3. Quindi ho iniziato la mia lavorazione dal basso. Quindi ho preso la circonferenza dei fianchi, ho avviato 152 maglie alte, quindi non ho iniziato con le catenelle, ma ho iniziato con le maglie alte in modo da ottenere una lavorazione abbastanza elastica. Quindi iniziando con 152 maglie alte mi trovo 38 motivi, perché lavoriamo su un multiplo di 4. Arrivata all'altezza degli scalfi, quindi ho piegato il mio lavoro e ho impostato i miei punti in questa maniera. Ho fatto 19 punti davanti e 19 punti dietro, quindi ho messo dei marcapunti e poi a parte ho lavorato le maniche che ho unito. Questa è una lavorazione che ho già fatto nel mio maglione Spigadoro e nel maglione Primavera, quindi chi mi segue all'incirca sa la lavorazione come è molto semplice, quindi bisogna solo poi fare una piccola cucitura sotto dove noi andiamo a unire la manica, sotto il braccio. Quindi questa è una taglia 42. Non ricordo se ho detto che ho utilizzato 350 grammi di questo filato. Ok, in tutto 350 grammi. Spero che questo progetto di vostro gradimento, che vi piaccia, che desiderate anche voi realizzarlo. Se diciamo avete qualche dubbio, qualche problema, contattatemi su Messenger e cercherò di aiutarvi. Comunque credo che non ci siano problemi perché la lavorazione è molto semplice, il punto è semplice, però lavorandolo così, lavorare con due colori dà un bellissimo effetto. Ok? Quindi io credo che ho detto tutto e quindi possiamo iniziare la lavorazione del vestito. Bacio a tutti, ciao! Allora, inizio la lavorazione. Io vi faccio un campione, vi faccio vedere come lavorare il punto in tondo. Allora, noi lavoreremo su un multiplo di 4 catenelle. Il mio vestito io l'ho iniziato con le maglie alte e non con le catenelle. Però se non vi trovate bene iniziare con le maglie alte, potete benissimo iniziare con le catenelle, però vi consiglio di usare un uncinetto più grande in modo da ottenere delle catenelle morbide, altrimenti poi diciamo poi il risultato, le catenelle poi tirano, ecco, sono tiranti. Invece iniziando con le maglie alte la lavorazione risulta molto più elastica. Allora, inizio con 3 catenelle e faccio 1, 2, 3. Vado nella prima catenella, inserisco l'uncinetto, porto fuori il filo e tiro su. Riprendo il filo sull'uncinetto ed esco una volta, quindi da un punto, poi riprendo il filo. Esco da 2 ed esco da 2. Quindi le 3 catenelle sono la prima maglia alta e poi nella prima catenella iniziale abbiamo lavorato una maglia alta. Giro leggermente il lavoro. Quindi qui dove ho lavorato la maglia alta, proprio qui,
alla base, si sono formate queste due costine, sembrano una catenella, quindi inserisco l'uncinetto, prendo il filo, tiro leggermente su, poi riprendo il filo, esco da uno, esco da due ed esco da due, così, e continuo, quindi filo sull'uncinetto, vado, giro così, proprio in questa maniera. E vado proprio qui dove ho appena lavorato la maglia alta. Allora, ed entro in queste due costine, così. Non so se si riesce a vedere. Comunque prendo il filo ed esco e tiro su. Poi riprendo il filo, esco da uno, esco da due ed esco da due. Ecco. Fino adesso abbiamo fatto 4 maglie alte. Continuo, quindi filo sull'uncinetto, giro leggermente il mio lavoro e vado proprio qui, vedete? Dove si formano queste due, questa catenella, chiamiamola così. Poi prendo il filo ed esco. Tiro leggermente su, riprendo il filo, esco da uno. Esco da due ed esco da due. Allora, per fare un campione, io arrivo fino a 40 maglie alte. Perché, ripeto, lavoriamo su un multiplo di 4 catenelle. Il mio vestito per una taglia 42, io ho avviato 152 catenelle. Scusate, maglie alte, scusatemi. Ok, quindi vado avanti e arrivo fino a 40 maglie e poi andiamo avanti. Allora, finito le mie 40 maglie alte, adesso chiudo a cerchio così nella prima catenella iniziale, cioè nella terza catenella iniziale, e metto qui un marcapunti. Così, così resta chiuso. Ecco. Ora con una maglia bassissima vado nella maglia qui, nella maglia seguente. Così. È dritto? Sì. Allora inizio con 3 catenelle. 1, 2, 3. Vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta. Maglia seguente, maglia alta. Adesso filo sull'uncinetto e torno indietro. Vado nella prima maglia alta che ho saltato. Quindi vado nella prima maglia, entro, prendo il filo e porto su così. Riprendo il filo, esco da due ed esco da due. Quindi qui abbiamo lavorato le 3 maglie alte, salto una maglia e vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, quindi 3 maglie alte. Adesso torno indietro e vado nella maglia che ho saltato. Quindi vado nella maglia saltata, entro, prendo il filo e porto così in avanti. Riprendo il filo, esco da due ed esco da due. E continuo. Quindi salto una maglia. Qui abbiamo lavorato la maglia. Salto una maglia e vado nella maglia seguente. Lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Così. Poi torno indietro, vado nella prima maglia, la maglia saltata, quindi vado nella maglia saltata, prendo il filo così, porto in avanti, esco da due ed esco da due. Questo è il punto che dobbiamo fare, è semplicissimo. Vi faccio rivedere. Allora, salto una maglia, vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta.
Qui si è formato un nodo, scusate. Allora, vediamo. Vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Torno indietro e vado qui, la maglia che ho saltato, quindi entro, prendo il filo, porto in avanti, quindi esco da 2 ed esco da 2. Ok. Quindi vado avanti così fino alla fine del giro. Eccomi, arrivata alla fine del giro, adesso vado a chiudere nella terza catenella, faccio una maglia bassissima. Vado nella maglia seguente con una maglia bassissima. Adesso cambio filo, quindi metto un filato chiaro. Allora, adesso prendo il filo e faccio. Catenelle 1 2 3. Vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, quindi lavoro 3 maglie alte saltando la prima maglia. Adesso torno indietro e vado nella prima maglia alta saltata, quindi prendo il filo e porto in avanti, così esco da 2 ed esco da 2. Allora la rifaccio, quindi vado nella maglia, la prima maglia, prendo il filo, esco da 2 ed esco da 2. Adesso ci siamo. Poi vado nel secondo gruppo di 4 maglie alte, quindi salto la prima maglia, vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Filo sull'uncinetto. Torno indietro e vado sulla prima maglia alta, sulla prima che abbiamo saltato. Quindi entro, prendo il filo, porto in avanti e adesso esco da 2 ed esco da 2. Continuo così per tutto il giro. Quindi vado, salto la prima maglia, vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta, maglia seguente ancora, maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Torno indietro. Nella prima maglia che abbiamo saltato, prendo il filo, porto in avanti, esco da 2 ed esco da 2. Così. Quindi la lavorazione è molto semplice. Dobbiamo ripetere sempre questo giro, però ad ogni giro dobbiamo cambiare il colore. Quindi il prossimo giro lavoriamo di nuovo con il filato scuro. Ok? Per lavorare il mio vestito, io ho lavorato, ho unito i due gomitoli. Cioè, ho lavorato con due fili, ho unito due gomitoli neri e due gomitoli bianchi. Ok? Io ho la mano molto stretta, quindi ho provato a fare questo punto con, diciamo, con un filo, perché questo filato è molto sottile. Infatti va lavorato con l'uno e mezzo, due. Quindi ho provato a fare questo punto, però non dava lo stesso effetto, non mi piaceva molto. Però ho già in mente di fare un altro progetto con questo filato, però la prossima volta lo lavorerò con un filo. Ok? Allora, vi faccio rivedere. Ora faccio tutto il giro, poi vi faccio rivedere come iniziare di nuovo il lavoro, come cambiamo di nuovo filo. E poi andate avanti da sole, ok? Eccomi, sono alla fine del giro, quindi chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima e con una maglia bassissima mi sposto nella maglia seguente. Così. Adesso riprendo il filo scuro. Così. E inizio 1, 2, 3. Tiro leggermente il filo chiaro e faccio. Quindi 3 catenelle sono la prima maglia alta, vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Torno indietro, vado nella maglia, la prima maglia alta che abbiamo saltato, quindi prendo il filo, porto in avanti, esco da 2 ed esco da 2.
Abbiamo qui le 4 maglie alte, quindi salto la prima, vado nella maglia seguente, lavoro 1, maglia seguente, 2, maglia seguente, 3, torno indietro, vado nella prima maglia alta e faccio la mia maglia allungata. Così. Allora, per il mio vestito io sono andata avanti per 70 centimetri, quindi sono arrivata fino all'altezza degli scalfi. Voi decidete prima quanto vo volete andare avanti, se volete fare un vestito più lungo, oppure potete fare anche una maglia se volete. Comunque, io sono andata avanti per 70 centimetri, quindi il mio vestito all'incirca arriva sul ginocchio. Ecco, va bene? Quindi ci rivediamo quando abbiamo, quando siamo arrivati alla nostra altezza. Poi fate la stessa cosa per quanto riguarda le maniche. Allora, io le maniche ho iniziato con 40 maglie alte, ho preso la circonferenza del mio braccio e ho iniziato la mia manica con l'uncinetto del 2,5. Dopodiché ho fatto, adesso non ricordo, tiro 4 giri, che non ricordo adesso. 3 o 4 giri con l'uncinetto del 3, poi sono andata avanti per tutta la lunghezza della mia manica con l'uncinetto del 3,5. Questo però, man mano che andavo avanti, io provavo la mia manica, quindi anche voi fate la stessa cosa. Man mano che andate avanti, provate la vostra manica. Se vi risulta troppo stretta, o fate una catenella di separazione fra le 4 maglie, fra i due motivi. Quindi qui poi magari fate una catenella di separazione, oppure fate come me, cambiate uncinetto dal più piccolo al più grande, fino diciamo alla circonferenza del vostro braccio. Ok? Quindi ci rivediamo quando abbiamo i 3 pezzi, la parte del busto e le 2 maniche. Eccomi qua. Allora, io ho finito i miei 3 pezzi. Ho fatto la parte del vestito, la parte del busto e le 2 maniche. Ora, nella parte del busto io ho finito il giro con il filo nero. È la stessa cosa anche la manica, cioè la manica l'ho finita con il filo bianco. Ora, se noi andiamo a mettere la manica, quindi qui noi dobbiamo cucire la manica e poi dobbiamo continuare la lavorazione. Io qui devo lavorare col nero, ma qui ho il bianco. Quindi non posso fare, non posso continuare con il bianco perché qui mi trovo il bianco. Allora, cosa ho fatto in questa manica? Questa è la parte dove vado a cucire perché qui ho finito con il nero, quindi continuo la lavorazione bianco e nero. Ho fatto un giro e ho mezzo giro perché ho lavorato 7 motivi e 3 motivi li vado a cucire sotto al braccio. Quindi poi quando devo riprendere la lavorazione riprendo con il filo bianco e lavoro la parte del busto, la parte del vestito, la manica e poi il dietro. Quindi la stessa cosa adesso faccio qui. Qui ho finito con il filo bianco. Sarebbe stato uguale anche se finivo il giro con il filo nero, quindi perché dobbiamo continuare la lavorazione e quindi faccio in questa maniera, lavoro solo 7 motivi. Io qui ho tagliato il filo perché mi sono resa conto dopo quindi riprendo il filo, faccio 3 catenelle e mi lavoro 7 motivi e lascio 3 motivi con il bianco. Ok. Quindi lavoro i 7 motivi e poi torno. Eccomi. Allora, lavorati i 7 motivi con il nero. Adesso sono pronta per attaccare la manica. Allora, io
lascio tre motivi. Quindi, io ho iniziato con 152 maglie alte, mi trovo 38 motivi. Io ho fatto 19 motivi davanti e 19 motivi dietro. Quindi, qui ho il mio marcapunti. Metto la parte che ho lasciato questa, la parte bianca, la metto qui. Qui ho il marcapunti, quindi metto i motivi uno sull'altro in questa maniera. Vediamo se trovo uno spillo. Non l'ho preparato prima. Ecco, lo metto qui. Così. Uno qui. E uno qui. Ecco. Allora. Vediamo se riesco. Ok. Quindi sono 1, 2, 3. Adesso qui posso iniziare la lavorazione con il filo bianco, quindi questo poi va cucito qui. E questo è il primo motivo che ho lavorato qui nella manica, va lavorato questo, il primo. E la stessa cosa faccio dall'altra parte. Allora, mi preparo un paio di spilli. Così. Quindi qui ho il marcapunti e metto il motivo bianco sul nero, così. Vado nel prossimo, così. E qui dall'altra parte. Poi questa parte va cucita. Ok. E adesso posso iniziare a lavorare con il filato con il bianco. Inizio. Continuo a lavorare per attaccare la manica ancora con l'uncinetto del 3,5. Quindi inizio da qui, proprio dal primo. Questo va lavorato e poi mi attacco qui. Allora, anzi, vediamo se inizio. Sì, inizio da qui, proprio da qui, attaccata alla manica. Allora, entro, faccio il mio nodino. Tanti fili che poi devo nascondere. E inizio uno. 2, 3. Lavoro le mie 3 maglie alte. Quindi poi torno nella prima maglia alta e faccio la maglia allungata. E adesso lavoro qui dove ho iniziato i 7 motivi. Quindi vado nella seconda maglia alta, l'uncinetto non scivola, allora lavoro 1 2 3. Vado nella prima maglia alta e lavoro la maglia allungata. Qui poi va cucito questo pezzettino. Iniziamo da qui poi a cucire dove abbiamo messo gli spilli.
Così. Lavoro tutto intorno alla manica, quindi mi lavoro questi punti e arrivo qui. Ecco, sono nell'ultimo motivo, quindi sto lavorando la prima maglia delle tre, 1, 2 e 3. Vado nella prima maglia, faccio la maglia allungata e adesso vado a lavorare qui. Quindi qui abbiamo chiuso con uno spillo e devo lavorare questa parte. Così. Due. Vado poi nelle quattro maglie che abbiamo qui. Questa è la parte adesso del busto. Il davanti o il dietro, che poi sono uguali. Ok. Ecco, questa è la manica. Ora dobbiamo lavorare, ovviamente andiamo avanti e facciamo la stessa lavorazione qui dall'altra parte, all'altra manica. Facciamo la stessa lavorazione, poi dobbiamo lavorare intorno, tutto intorno. E man mano che lavoriamo, dobbiamo lavorare il davanti e il dietro, comprese anche le maniche, intorno alle maniche. Ok? Quindi io, ripeto, sto lavorando con l'uncinetto del 3,5, faccio qualche giro con l'uncinetto del 3,5, poi cambio uncinetto e lavoro con l'uncinetto del numero 3 fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Ok? Quindi io adesso vado avanti, poi vi dico quanti giri ho fatto per arrivare all'altezza delle spalle. Voi comunque man mano che andate avanti lo dovete provare, va bene? Quindi fate la stessa lavorazione che abbiamo fatto qui anche nell'altra manica. Rieccomi. Allora, io sono andata avanti, ho fatto 13 giri per arrivare all'altezza delle spalle. Ho finito il mio giro con il filo scuro. Adesso, per stringere, facciamo delle diminuzioni. Facciamo un giro tutto a maglia bassa e lavoriamo in questa maniera. Facciamo una catenella, rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia bassa. Salto una maglia, maglia seguente, maglia bassa. Salto una maglia, maglia seguente, maglia bassa. Salto una maglia, vado nella maglia seguente, lavoro una maglia bassa. Quindi lavoriamo una maglia bassa saltando una maglia di base in questa maniera. Quindi qui ho lavorato la maglia bassa, salto una maglia, vado nella maglia seguente, lavoro una maglia bassa. Così. E lavoro così per tutto il giro. Allora, nel prossimo giro poi facciamo ancora un giro di maglie basse, però poi per chiudere il lavoro facciamo le maglie basse con i pippiolini. Quindi vado avanti, ci ritroviamo alla fine del giro. Eccomi, allora sono alla fine del giro. Vado a chiudere nella maglia bassa iniziale, quindi entro e chiudo con una maglia bassissima. Adesso faccio una catenella, rientro nella maglia e lavoro una maglia bassa. Quindi ho fatto la prima maglia, vado nella maglia seguente, faccio la seconda, vado nella maglia seguente, lavoro la terza maglia. Adesso faccio 3 catenelle, vado proprio qui dove ho lavorato la maglia bassa e faccio una maglia bassissima. Poi salto una maglia, vado nella maglia seguente, lavoro una maglia bassa, maglia seguente, maglia bassa, maglia seguente, maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle. Vado qui dove abbiamo lavorato la base della maglia bassa, entro e chiudo con una maglia bassissima.
Poi ancora salto una maglia, maglia seguente, maglia bassa. 1, 2, 3. 3 catenelle. Entro alla base della maglia bassa e lavoro una maglia bassissima. Allora, scusate, questa non mi piace. Così, maglia bassissima. E poi salto una maglia, maglia seguente, lavoro la maglia bassa. Uno, due, tre catenelle. Vado alla base della maglia bassa e lavoro una maglia bassissima. Così. E vado avanti così per tutto il giro. Arrivo alla fine del giro, chiudo con una maglia bassissima e taglio il filo.